Questo programma è offerto da dicembre scorso, una donna anziana è stata vittima di una brutale rapina nella propria abitazione nella zona di Pallavicino a Palermo. All'epoca dei fatti fu la nipote della donna, Elena Campedonico, 23 anni, ad aprire la porta agli aggressori, che picchiarono violentemente l'anziana per poi rapinarla della pensione prelevata proprio quel giorno. Già in quel periodo agli inquirenti era noto il ruolo della nipote nel colpo. La giovane, infatti, è stata individuata come la basista per il colpo e, grazie alle intercettazioni ambientali, la polizia è riuscita a risalire agli altri due membri della banda, Giuseppe Calvaruso, 31 anni, e la compagna, Rosalia Schillaci, di 50. Troppo bassi e poco visibili, forse un errore di installazione. Sta di fatto che in piazza Figurella a Villa Abate sono stati affissi dei cartelli pubblicitari ad altezza d'uomo, che potrebbero essere un pericolo per l'incolumità dei passanti. Tra l'altro, in quel punto il marciapiede è già ridotto ai minimi termini e la segnaletica così bassa completa l'opera. È quasi certo che codesti cartelloni non rispettino il codice della strada. Infatti, secondo l'articolo 81 al punto 5, tutti i segnali insistenti sui marciapiedi o comunque sui percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 metri, ad eccezione delle lanterne semaforiche. Pertanto, la segnaletica in oggetto deve essere rimossa e posizionata ad altezze consentite. Gli organi di competenza sono invitati a rimuovere la segnaletica in questione per installarla secondo le norme previste. Anche a Termini Imerese sono stati resi noti gli enti che forniranno i servizi di assistenza igienico personale e di assistenza alla comunicazione in favore degli alunni portatori di handicap nelle scuole elementari e medie cittadine per il nuovo anno scolastico 2014-2015. Quest'anno la selezione degli enti ha seguito la procedura del bando pubblico e sia per l'assistenza igienico-sanitaria sia per quella comunicativa sono uscite società Coop Liberamente di Siracusa, società cooperativa Nuova Generazione di Trabia, la società cooperativa Amantea di Caccamo, la società cooperativa Ollus Azione Sociale di Caccamo, la società cooperativa Iside di Carini, la società cooperativa sociale Ollus L'Arca di Lascari, la società cooperativa Benessere Ollus di Termini Imerese, la società Ollus Ares Fabiola di Termini Imerese. I bambini assistiti sono 38 per il servizio di assistenza igienico personale. In questo caso è previsto un operatore ogni 5 allievi per un massimo di 4 ore. Per quanto riguarda il servizio di assistenza al linguaggio e alla comunicazione, i bambini sono complessivamente 14 e il rapporto è di un operatore per ogni allievo per un massimo di 2 ore. Il sindaco Burafato ha commentato: speriamo che questa nuova procedura incontri i favori delle famiglie che, con passione, seguono i loro bambini e vivono con apprensione la loro vita scolastica. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce.
Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Panico all'università per il colore delle strisce di parcheggio che arriveranno all'interno della cittadella universitaria. Seguire le lezioni potrebbe diventare costosissimo. Dal rettorato fanno sapere che le strisce rientrano in un piano di opere di adeguamento della segnaletica, una risposta che non serve certamente a dissolvere tutti i dubbi degli studenti che vanno ancora in cerca di informazioni, ma li rassicura almeno per qualche tempo. Fanno sapere, inoltre, che verrà attivata una zona parcheggio gratuita che potrà ospitare circa 450 auto e che verrà introdotto nuovamente il servizio navetta per gli spostamenti interni alla cittadella. Sa di fatto che le strisce blu ci sono, ma rassicuriamo tutti gli studenti, perché al momento le strisce blu non sono comunque attive. Dunque, niente multe. Gli studenti possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento. Fine settimana davvero ricco a Monreale. Oggi e domani, infatti, l'Associazione Culturale Albanova presenta il torneo Street Soccer, manifestazione sportiva che coinvolgerà 8 squadre composte dai maggiori specialisti dei tornei di calcio a 5 del Palermitano. Il campo sarà predisposto presso il ristorante La Fattoria di Monreale. Le squadre si affronteranno grazie alla formula del 3 contro 3. Grande entusiasmo da parte dell'Associazione Culturale Albanova, che spera nel successo della manifestazione sportiva. Uno dei prodotti tipici delle Madonie sembra aver perso un po' del suo appeal. Vuoi per i tempi che corrono, vuoi perché sempre meno persone si interessano a produrla, sta di fatto che la manna non ha più lo stesso mordente di un tempo. Per questo, l'amministrazione comunale di Castelbuono, in collaborazione con la Fondazione Con il Sud, sta portando avanti un importante progetto per la rivalorizzazione della manna, che faccia avvicinare i giovani alla sua produzione, con l'obiettivo di mettere in moto un meccanismo di sviluppo locale per fornire sbocchi occupazionali duraturi. La manna, per chi non lo sapesse, è un prodotto tipico siciliano. Come tale, è riconosciuto e rientra nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, stilato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Essa è la linfa estratta dalla corteccia, opportunamente incisa, del tronco del frassino, con un particolare coltello chiamato mannaruolo. Ne esistono di vari tipi. La manna cannolo è la più pregiata, simile ad una stalattite. Si forma dal gocciolamento della linfa lungo la corteccia dell'albero e si raccoglie con l'archetto. La manna rottame è costituita dalla linfa che scorre lungo la corteccia, si stacca con la rasula e si raccoglie nella scatola. La manna insorta, infine, è formata dalla linfa che si accumula nei cladodi di fico d'India, appositamente predisposti alla base del tronco. Dunque, chiunque ne fosse interessato è invitato a partecipare all'incontro che si svolgerà giorno 1 ottobre 2014 alle ore 17 presso la Sala delle Capriate a Castelbuono. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Nell'ambito dell'evento nazionale Puliamo il Mondo, Legambiente Bagherie e Dintorni ridonerà decoro all'area del Parco Cittadino di Monte Catalfano, attraverso l'iniziativa Puliamo il Mondo.
Domenica 28 settembre dalle ore 8.45 alle ore 12.30 si svolgerà una passeggiata per la salute. L'attività in programma, realizzata con la collaborazione delle associazioni Croce Rossa Italiana, Sezione Avis Bagheria, Lega Ambiente Bagheria, Associazione Baghering e ASD Aspranova 2000, è aperta a tutti e la partecipazione è gratuita. L'evento partirà alle 8.45. Il raduno di coloro che vorranno partecipare sarà presso il Parco Cittadino di Monte Catalfano. Alle 9 inizierà la passeggiata presso Monte Irice. Alle ore 10.30 la Croce Rossa Italiana si esibirà in una dimostrazione di manovre salvavita. Si proseguirà con un piccolo ristoro offerto dalle associazioni e con l'attività fisica della Scuola Calcio Aspranova 2000. L'evento terminerà alle ore 12.30 con i saluti di rito. Ieri, venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 18.30, si è dato il via ai festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso con il tradizionale corteo storico evocativo a Trovatara Croci. Il corteo si è mosso da Palazzo Municipale percorrendo via Monsignor Di Matteo, via Di Vanni, piazza Fuoriporta, corso La Masa e si è concluso la Chiesa Madre. Quest'anno l'evento è stato interamente realizzato dalle maestranze locali, una scelta fortemente voluta da parte di tutta l'organizzazione per incentivare e valorizzare tutte le risorse locali. La leggenda vuole che correva l'anno 1830, Trabia era governata da Giuseppe Lanza II Branciforti. Sotto la grotta del castello di Trabia, per mano di un pescatore, mentre era intento a raccogliere ciottoli di mare per la decorazione della cappella del Calvario in costruzione, trovò una croce di bronzo che consegnò al principe. La croce fu portata in processione per le vie del paese nel mese di settembre durante un periodo di forte carestia. Improvvisamente questa finì e per il popolo trabiese tutta la storia venne interpretata quale sogno divino. Da quell'anno, nell'ultima settimana di settembre, viene ricordato questo evento con i festeggiamenti in onore del patrono della città, il Santissimo Crocifisso. Special guest della festa di quest'anno sarà il cantante Mango, che intratterrà in concerto la cittadinanza lunedì 29 settembre dalle ore 22 in Piazza Molini, ovviamente a Trabia. Questo programma è stato offerto da ilmeteo.it vi augura di trascorrere un buon fine settimana. Previsioni per sabato 27 settembre. Anticiclone delle Azzorre che domina la nostra penisola con una giornata soleggiata su tutte le regioni, ma ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord, a parte qualche foschia o nebbia che interesserà la pianura padana, al mattino il cielo si presenterà sereno e terso per il resto della giornata, salvo qualche nube di passaggio sulla Venezia Giulia. Scendiamo verso le regioni centrali, dove il bel tempo e il cielo sereno domineranno tutte le zone. Raggiungiamo infine il sud, le regioni meridionali, dove il tempo qui non cambia. Infatti anche qui le poche nubi, il cielo sereno e l'ampio soleggiamento caratterizzeranno tutta la giornata. I venti soffiano sempre dai quadranti settentrionali, deboli su Tirreno e medio e alto Adriatico, molto forti e sostenuti sullo Ionio. Temperature. Minime che non subiscono particolari variazioni, con valori che saranno compresi tra 11 e 20 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno ci attendiamo 23-29 gradi al nord fino a 26-27 gradi al centro e al sud. Bene, il meteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi augura una buona domenica. Arrivederci. We'll be right back.
Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 27 settembre, si ricorda San Vincenzo de Paoli. Il nome Vincenzo, dall'aggettivo latino vincens, significa letteralmente vincente. Dice il proverbio, la critica sprona solo se è buona. Sono nati oggi Lorenzo Cherubini, Gwyneth Paltrow, Francesco Totti. Il 27 settembre 1895 George Stephenson inaugura nello Yorkshire la prima ferrovia del mondo. La locomotiva da lui guidata percorse 15 km all'eccezionale velocità di 39 km orari. La notizia allora rivoluzionaria ebbe eco ovunque. Nel 1997 nasce Google, il motore di ricerca che avrebbe rivoluzionato il web e che oggi è il più utilizzato al mondo. Infine, il 27 settembre 2008, l'astronauta cinese Zha Zigang effettua la prima passeggiata spaziale nella storia dell'astronautica cinese. Dalai Lama ha detto: «Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara». Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 27 settembre. Ariete, gli atteggiamenti pignoli e le prese di posizioni rigide non vi portano da nessuna parte. Dovete assolutamente sciogliervi un po'. Proseguendo su questa strada, infatti, continuerete a perdere un'occasione favorevole dietro l'altra. Toro, Saturno e la Luna, concentrate nel segno opposto al vostro, lanciano il guanto di sfida e insistono nel rendervi la strada tortuosa. L'inventiva per superare i numerosi intoppi non vi manca, ma le soluzioni sono poco realistiche. Gemelli, non avete particolari elementi di disturbo, quindi procedete pure tranquillamente con i vostri progetti. Oggi tutto fila liscio come sul velluto. Una persona amica vi farà una sorpresa che potrebbe lasciarvi senza fiato. Siete al settimo cielo. Cancro, iniziate la giornata con un alleato in più. Passando in un favorevole segno d'acqua, la Luna torna a fare il tifo per voi ed è un tifo sfegatato. Viaggi, divertimenti, nuovi incontri, in poche parole avrete una vita sociale dinamica brillantissima. Leone, dallo Scorpione, la Luna oggi in rotta anche con Giove, vi invia segnali poco concilianti che annunciano una giornata tesa e faticosa. Suscettibili come siete, rischiate di prendere fuoco come un cerino. Vedete provocazioni ovunque. Vergine, sono giornate di vincite e di rivincite. Gli appoggi planetari non mancano e vi permettono di prendervi finalmente delle belle soddisfazioni. Potete sbizzarrirvi nel seguire la vostra fantasia. Oggi anche i castelli in aria avranno la loro utilità. Bilancia, se le cose non vanno come avevate previsto o sperato, non fatevene una colpa. Il fatto è che al momento siete a corto di appoggi planetari, perciò ponetevi degli obiettivi ragionevoli, magari anche modesti, qualcosa che sia a portata di mano. Scorpione, la serie di giornate stressanti sembra esaurita, ma non potete ancora cantare vittoria. Vi si chiede di assumervi importanti responsabilità. Non dovete temere. Con serietà e costanza, doni di Saturno, sarete all'altezza di ogni situazione. Sagittario, le idee sono confuse, la capacità di reagire agli imprevisti scarsa. Mettete insieme questi due ingredienti e inevitabilmente la frittata è fatta. Ma non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. Rifugiarsi nell'immobilismo non serve a niente. Capricorno, dal suo soggiorno in un amichevole segno di terra, la Luna vi lancia gli stimoli giusti per godervi al meglio questo bel weekend di fine settembre. Accantonati per un po' i problemi di lavoro, riuscite a ritagliarvi una parentesi breve ma rigenerante. Acquario, ottime chance frenate o, peggio ancora, vanificate da intuizioni completamente sbagliate. Non è il momento di seguire ciecamente l'intuito. Per stare lontani da guai e complicazioni c'è un sistema sicuro e collaudato. Riflettere prima di agire. Pesci, la parola d'ordine è dare libero sfogo all'immaginazione. Con la protezione del feeling che oggi lega la Luna a Nettuno, non correte alcun rischio. Per una volta i voli pindarici trovano una corrispondenza con la realtà. Avrete la vostra rivincita.